Siamo nel cuore di Fano, via Lavolini, allestita in un modo particolare, molto, molto fashion, possiamo dire, anche perché abbiamo a che fare con un negozio d'alta moda. Via Lavolini, il cuore di Fano, con un'atmosfera che insomma ricorda un po' i vicoli stretti di Brera, il quartiere degli artisti di Milano. Ebbene, qui siamo presenti per ricreare naturalmente l'atmosfera, per quanto sarà possibile farlo attraverso le nostre telecamere, di questa serata speciale dove l'arte, la moda si fondono insieme per un evento particolare, la presentazione di un libro, Anime Perse, che parla appunto di persone che hanno sicuramente una vita segnata, ma il loro racconto si fonde anche con chi l'ha scritto, ma anche con la musica. Ci sarà il maestro Mariani che sottolineerà questa serata con una sua performance, ci sarà l'attore Pier Simoni che leggerà alcune pagine di questo libro, il tutto al cospetto di un negozio di alta moda, Bean Concept Store, che ha voluto ricreare questo angolo così fascinoso di Fano, nel quale noi ci siamo immersi per farvi respirare questa atmosfera e per testimoniarvi anche che Fano sa essere una città che ha scorci ed angoli come questi. Basta un po' di buon gusto, basta un po' di inventiva, di iniziativa, mettere insieme la musica, mettere insieme la poesia, mettere insieme la moda, il gusto e la bellezza per ricreare una serata così. Qui siamo a testimoniarvi questa serata tra moda e letteratura. Allora, com'è nata questa idea di coniugare la moda, le collezioni dell'autunno-inverno con la musica, l'arte, insomma, la poesia? Allora, in realtà questo progetto e quest'idea è nata una sera parlando con Ferruccio Giovannetti, che è un nostro caro amico, un appassionato di cucinelli, lui e la sua compagna Vanna. E così parlando lui mi disse: sai Benedetta, io ho scritto questo libro, Anime Perse, e diciamo che il suo sogno era sempre stato quello di presentarlo all'interno di una boutique, quindi di coniugare la moda alla letteratura. E dice: a me piacerebbe farlo nel vostro negozio. Gli dico: dai, perché no? E da lì abbiamo iniziato un pochino a discutere, a capire come potevamo strutturare l'evento. E da lì ci siamo mossi, quindi abbiamo chiamato l'azienda, gli abbiamo detto se aveva piacere di supportarci, quindi abbiamo dedicato una parte del negozio soltanto all'allestimento uomo e donna di Pucinelli, abbiamo chiesto al comune di Fano se potevamo insomma occuparlo per l'occupazione del suolo pubblico, perché comunque ci piaceva l'idea che ci fosse tanta gente, come nei veri e propri magari teatri, perché all'interno di un negozio, anche se è un negozio abbastanza capiente, non avremmo potuto sicuramente ospitare tutta questa gente, e così oggi siamo qua. È un'atmosfera un po' particolare, un po' insolito forse per Fano, magari la vediamo nei grossi centri urbani, viene in mente Milano e altre situazioni, è un po' questo che cercavate? Sì, a me in realtà no, nel senso che a me fa molto piacere perché oggi mentre facciamo l'allestimento tanta gente è passata, si è fermata, ci chiedeva, dice: ma cavolo, una cosa così a Fano. In realtà io penso che con poco si possa fare veramente tanto, quindi basta avere appunto un buon gusto, perché non abbiamo fatto un allestimento con chissà che cose, però credo e spero di insomma di essere riusciti a ottenere quello che volevamo. Soprattutto spero che Ferruccio sia contento. Entriamo nel cuore del libro. Questo luogo io ho cantato, adesso ho anche il mare, Fano c'è nelle mie poesie, così come ci sono altri luoghi, c'è il San Bartolo. Natura e memorie. Vengo da una memoria antica. Sono nato quando ancora Hitler vinceva la guerra, il 26 febbraio del 1941, in un'epoca remota.
quando volevo dire ai miei studenti come ero vecchio, dicevo, guarda, quando ero piccolo arrivavano i carri con l'uva urbino, le cassette profumate con tutte le api, le vespe, anzi c'era un'uva particolare, piccola piccola, che la mia nonna chiamava vesprina, che proprio le vespe gli stavano tutte dietro e si aprivano i fondi. E noi ragazzini, io ero un ulminante che stava per lo spesso in campagna, avevamo il compito di fregare qualche raspo d'uva, che poi i più vecchi si ricorderanno, si metteva su nel soffitto a pendere, diventava tutta gialla e si mangiava col pane, lo si strofinava. Ho raccontato questo mondo e avevano mangiato e bevuto per tutto loro, contenti di sapere che comunque una vicenda si era chiusa, che una storia era finita per sempre, che la vita da quel momento prendeva un'altra strada e un'altra piega. Tornata al suo istituto, si era chiusa nella stanza e si era messa a piangere. Nessuno può essere contento della morte del padre, nessuno può far festa con il vino alle paste. Loro continuavano tutti a essere dei mostri, ma chi era morto era ormai fuori del gioco. La morte ci dava della colpa e ci trasporta dove non si sa, ma dove niente più conta di quello che è successo. Maestro, allora, raccontare l'anima delle persone in un libro, mettere su, vergare con la penna sulla carta per trasmettere alcune sensazioni, emozioni, come si fa? Da dove si parte? Questo libro non ho vergato nulla, ho parlato e una batteva, la segretaria di Ferruccio, ascoltava il mio racconto, ma era un racconto preciso, puntuale, con i punti, le virgole e tutto, per cui nasce oralmente, è un libro orale. Come si fa invece ad interpretare le emozioni, i sentimenti? Ci si prova a mettere non solo nella testa, ma nel sangue, nelle pulsioni, dire il cuore è anche banale, nell'interiorità del personaggio che si sta raccontando, sapendo che poi ci muoviamo con una dose di creativa libertà. Le anime, il titolo del libro è Anime perse, ma sono veramente perse? Sì, sono perse, il che non vuol dire che non possono ritrovarsi. Qualcosa le ha colpite, le ha offese profondamente. La maggioranza di loro sarà difficile che esce da quel luogo. Mi diceva qualcuno che quando ce la fa il 5% è già molto. Ma ci si può ritrovare persino se si rimane lì dentro. Però il libro nasce da una profondità più esistenziale che sociologica. Perché il male? Perché il dolore? E questo rapporto con la bellezza della vita, la natura straordinaria, il mare in lontananza, come si incontra con queste sofferenze di persone che ci sembrano quasi esserci destinate? Questo è il nucleo del libro. E questo luogo bello, perfetto, questo che è come la villa di Boccaccio, separa gli ospiti dalla peste, qua separa gli ospiti dal dolore del mondo. Può essere un rifugio, una difesa? Lo speriamo, lo crediamo. Però ripeto, il problema è il male e la bellezza della vita. E poi un altro problema, non giudicare mai, provare a capire tutto. Perché anche ciò che non approviamo e che sentiamo lontano da noi è umano. Questo non vuol dire che non condanniamo il crimine, che no? Però dobbiamo comprendere la profondità di una psiche umana che è capace di cose incredibili, bellissime, tragiche, terribili. Che cosa dovrebbe lasciare questo libro alla fine dell'ultima pagina? Io credo poco ai messaggi. Per prima cosa deve essere un bel libro,
cioè deve essere un'intensa esperienza di scrittura. Poi può essere anche un aiuto per capire il mondo, gli altri, ma un libro, un'opera che io considero, che mi propongo come opera d'arte, un'opera d'arte è prima di tutto un'opera che deve essere innanzitutto bella. No, e portare soprattutto a conoscenza di un mondo che spesso noi o non vogliamo conoscere o non conosciamo, che è un mondo duro, difficile, cioè tutte queste persone che tentano comunque di rifarsi una vita, di essere reinseriti nella società, pur avendo commesso anche reati molto gravi, e non solo contro il patrimonio, ma anche contro le persone fisiche, insomma, contro gli parenti, gli amici, eccetera. I colori hanno una forza enorme, emotiva, positiva, negativa anche, ma turbolenta. E in questo modo io sono riuscito in pochi giorni a farmi capire, a far capire a loro che io sono uno di loro, solo con un pochino più di equilibrio e di coscienza e di riflessione naturalmente, perché sono riuscito a mantenerla con la vita che ho fatto. Io poi, facendo il pittore e l'autore tutta la vita, sono doppiamente folle, però sembro una persona normale, tranquillissima, no? Allora, unire tre mondi così, insomma, vicini tra loro, ma che mai si sono toccati in maniera così concreta come questa sera, arte, cultura, musica, poesia e moda, insomma, è una bella sperimentazione. Sì, come lei diceva, è una bella sperimentazione, è la prima volta a Fano, credo, ma non solo a Fano, è un'idea vincente. Io sono stato molto contento di aver presieduto della partecipazione. Come Accademia di Belle Arti abbiamo fatto noi con i miei studenti l'invito, che è stato molto, molto elegante. E devo dire che questo tipo di esperienza e questo abbinamento è andato molto bene, come voi avete visto, e credo che si possa e si debba ripetere, perché così si dà anche vivacità alle nostre città, ai nostri centri storici, che devono essere sempre più vissuti, perché un centro storico va vissuto, non va visto come un divieto. Penso che questa sia una bella cosa anche per questo motivo. E quando la misero sul furgone, lui la teneva per i piedi, non la voleva lasciare andare, lui non la voleva morta, lui non poteva stare senza la madre. È passato il tempo. Giovanni è sbarcato tra i cartoni della stazione Termini. Tutti intorno altri come lui, ma pieni di birra e alcol. Lui no, no. Lui, quando ha trovato qualcosa da mangiare, magari quello che gli hanno portato i volontari, resta lì, immobile, tranquillo, beve solo acqua. Allora, storie particolari, storie segnate da una vita che sicuramente ha preso strade, vicoli un po' oscuri. Come si raccontano le storie di queste persone?
Ma innanzitutto con molta, molto garbo, molta delicatezza, molta sensibilità, perché insomma non si può parlare con troppa superficialità di queste persone chiamate ospiti della comunità. Quindi io tra l'altro li sto frequentando molto, perché sto facendo un progetto di cui un giorno vi posso parlare, anzi se venite vi invito fin da ora ad assistere a una mia, non so come chiamarla, non lezione, perché sto facendo con loro una terapia, teatroterapia, ecco uso il termine teatroterapia, nel senso che cerco di farli scollare dalle loro problematiche umane, che ne hanno tante, poverini, ed entrare in un'altra dimensione che gli fa bene alla salute, vedo che è positiva, e sono già 2 mesi che lavoro in questo senso, e vedo che le reazioni sono di entusiasmo, addirittura amici psichiatri, quindi che hanno conoscenza di questo tipo di problematiche, di schizofrenia o di malattie mentali forti, e mi dicono con una dose di stupore e di ammirazione, insomma, mi dicono ma questo è meglio che una terapia psichiatrica o una chiacchierata col medico o le medicine, cioè faccio un lavoro e lo sto verificando adesso, quindi lo dico perché è la prima esperienza, un lavoro che fa, che crea del bene con la speranza, alcuni naturalmente, di poter recuperare un equilibrio. Importantissimo. Per un attore che sugge, oltre che dalla propria anima, anche dal mondo che lo circonda, entrare in contatto con questa parte di vita, questa parte di mondo, quanto è importante? Allora, posso dire questo, che alla mia età, dove ho avuto la fortuna, no, di camminare sulla strada dell'arte, e che era la mia aspirazione e l'ho fatta, alla mia età poter donare quello poco che ho imparato dalla vita e dal mio mestiere, poco nel senso universale, ma penso che sia qualche cosa di fondato e di costruttivo, regalarlo a chi può avere bisogno, come faccio tante cose con i ragazzi, attori che vogliono fare gli attori, queste persone invece no naturalmente, ma attraverso l'esperienza che io posso comunicare a loro della mia vita col teatro, mi dà un grande piacere, perché dico almeno gli ultimi anni, diciamo, spero il più possibile, della mia vita ancora sulla terra, siano utili per qualcuno. Questo mi dà molta motivazione, molta, molta, molta. Una giornata un po' speciale. Questa è una giornata molto speciale perché tra l'altro quindi sono qua con la mia fidanzata qua vicino, Katiuscia, e quindi perché oggi è il mio compleanno. Quindi per la prima volta, grazie. Per la prima volta ho fatto un concerto il giorno del mio compleanno. Di solito ho sempre detto di no, ma non ho chiamato tante volte, ho rifiutato. Questa volta anche per colpa sua che ha detto va bene, quindi abbiamo passato una bella giornata sul Monte Nerone, ora siamo qua e a suonare in questa bella occasione. Mi ha chiamato l'amico Ferruccio Giovannetti del gruppo Atena, che fa cose molto importanti, sono molto contento ogni volta che posso suonare, posso sostenere la sua causa, e anche perché c'è Umberto Piersanti, un grande poeta che io conosco e stimo, e quindi insomma sarò qui a, ecco, a
a fare della musica. Non so dirvi esattamente quello che farò, sarà qualcosa che ha a che vedere con Gioachino Rossini, che è un concittadino mio pesarese che ho frequentato nell'ultimo periodo. La ragazza ladra, quindi farò la ragazza ladra con delle mie variazioni e con la tarantella, famosa danza napoletana. Come si coniugano le parole, la poesia, l'arte con le note? Beh, allora, ho sempre pensato che la poesia, come un testo, è già una sua musica scritta, quindi una musica che ha bisogno di essere estrapolata. Questo vale anche per le colonne sonore, per il cinema, perché un film ha già una sua musica che vuole. Per esempio, il grande esempio di Nino Rota. L'anno prossimo sono 100 anni della nascita di Fellini e quindi, ecco, la musica che Nino Rota scriveva per Fellini era una musica che i suoi film richiedevano ed è stato un connubio fantastico. E già la parola ha un suo ritmo e quindi ha già una sua musica, e aggiungere musica invece al testo della poesia richiede, diciamo, uno sforzo di, come dire, assecondare questa cosa senza volerla sovrastare.